Buongiorno, cominciamo. L'ordine del giorno reca l'audizione informale dell'amministratore delegato della Rheinmetall Italia S.p.A., ingegnere Alessandro Ercolani, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della difesa. Avverto che con il consenso dell'audito la pubblicità dei lavori odierni sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Do quindi il benvenuto all'amministratore delegato della Rheinmetall Italia S.p.A., ingegnere Alessandro Ercolani, accompagnato dall'avvocato Filippo Scarante e dalla dottoressa Francesca Micaela Russo. Dopo l'intervento dell'ingegnere Ercolani, darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni, cui l'ingegnere Ercolani potrà replicare. A tal proposito chiedo dunque ai colleghi di far pervenire fin da ora al banco della Presidenza la propria iscrizione a parlare. Do quindi la parola all'ingegnere Ercolani per il suo intervento. Prego, ingegnere. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente, ringrazio tutti gli onorevoli commissari per questo spazio di approfondimento sul tema dell'industria della difesa. Prima di presentarvi quello che in qualche modo è la nostra visione industriale in Italia, vorrei darvi qualche dato solo sulla società in modo da inquadrarci. Allora, noi siamo un gruppo di matrice tedesca che a livello mondiale conta circa 30.000 persone e, diciamo, per chi ha seguito in questi giorni anche in qualche modo notizie del mercato, siamo recentemente entrati nel DAS 40, quindi tra le 40 aziende più capitalizzate in Germania, e la società che negli ultimi 5 anni ha creato maggior valore nel mercato dei capitali. Quindi se un anno e mezzo fa qualcuno era interessato a investire nelle azioni, diciamo, un anno e mezzo fa erano 80 euro, adesso sono circa 300 euro. Quindi, diciamo, dal punto di vista della generazione del valore, a saperlo prima. diciamo che, però, io sottolineo questo aspetto perché poi la creazione del valore nel mercato dei capitali comunque a sua volta si porta dietro sempre una capacità industriale, perché chiaramente un investitore riconosce e premia una capacità industriale. In Italia siamo circa 2.000, abbiamo 6 stabilimenti, diciamo, tra Centro Italia e Nord Italia, e quest'anno chiuderemo il fatturato con circa 1 miliardo a livello italiano, quindi, diciamo, una realtà che nel tempo, negli ultimi 3 anni in particolare, ha avuto una grossa, diciamo, fattore di crescita. Io vorrei fare, diciamo, un ragionamento insieme a voi, chiaramente come dire, evidenziando quelle che poi sono delle aree di nostro interesse, ma quelle che poi sono in qualche modo delle aree di interesse della, diciamo, in qualche modo di tutta l'industria italiana in questo specifico momento, chiaramente prendendo spunto da alcune analisi di quello che è poi l'attuale contesto geopolitico. Allora, innanzitutto, diciamo, un ragionamento che va fatto è che le tecnologie della difesa, che sono figlie di intuizioni, di processi e di investimenti industriali, e le dottrine operative che utilizzano quelle tecnologie rispondono in qualche modo a uno schema darwiniano, cioè solo quando, come dire, si adattano all'ambiente, ma solo quando sono in quell'ambiente si capisce se quelle tecnologie erano adeguate per quell'ambiente. Dico questo perché chiaramente, diciamo, nell'Ucraina c'è stata una lezione importante sul principio di adattamento di quello che erano le tecnologie e in qualche modo le dottrine operative. Tra l'altro devo dire la verità, in questo, diciamo, contesto, ma senza prendere ovviamente posizioni politiche, secondo me c'è stata una bella risposta a livello globale di quelle che poi erano degli adattamenti successivi sulle tecnologie e sulle dottrine, proprio sul caso in qualche modo Ucraina. Però ci sono, secondo noi, 3 aspetti che sono emersi come in qualche modo fattori di innovazione che vanno in qualche modo a creare per l'Italia, per l'industria italiana e chiaramente per la nostra industria, chiaramente un grande aspetto, un'opportunità di crescita. E in particolare sono 3: il munizionamento, la difesa aerea e i carri. Tra l'altro sono 3 in qualche modo tecnologie che forse sono state, come dire, maggiormente sdoganate dal punto di vista proprio dell'opinione pubblica, diciamo, in questo conflitto. Penso che nessuno di voi aveva sentito parlare prima di un Patriot o di difesa aerea o qualche specialista, invece adesso, diciamo, sui giornali lo leggiamo quotidianamente. Ma partendo dal munizionamento, noi abbiamo fatto alcune riflessioni e, appunto, poi mi piaceva sottolineare come l'Italia ha una grande opportunità e chiaramente poi in questo contesto di istituzione della Commissione Difesa.
Allora, chiaramente sul munizionamento abbiamo scoperto che gli scenari reali operativi richiedono munizionamento, che era una cosa quasi che nessuno pensava. Nessuno immaginava che si potessero sparare più di 5.000 colpi d'artiglieria al giorno, con picchi di utilizzo fino a 9.000 colpi d'artiglieria al giorno. C'è un numero tale, e qua purtroppo i numeri dell'impiego di un anno non sono ancora certi, ma che è comunque un numero che porta fra l'1 e 2 milioni di colpi d'artiglieria sparati in un anno. E considerando che gli Stati Uniti hanno circa 200.000 colpi... Ah, sì. Quindi dicevo, considerando che gli Stati Uniti hanno circa una produzione di 200.000 colpi d'artiglieria all'anno e l'Europa qualcosa di simile, questo vuol dire che in un anno si sono consumate circa, come colpi d'artiglieria nella guerra ucraina, due volte la produzione di Europa e Stati Uniti. Questo è un dato, perché vuol dire che non solo in qualche modo le forze armate globali non erano in qualche modo pronte, ma sicuramente oggi le industrie non sarebbero pronte e non sono pronte a sostenere una produzione che dovrebbe arrivare a dei picchi chiaramente di, in questo caso, un conflitto. E diciamo, dov'è l'opportunità per l'Italia? Sapete che all'atere del Consiglio dei Ministri della Difesa europeo qualche settimana fa è stato in qualche modo presentato, in qualche modo già approvato, ancora è un orientamento perché poi non è a tutti effetti un piano, che comunque sono stati stanziati questi 2 miliardi per l'acquisto proprio del munizionamento basato su tre fasi. In qualche modo è sostenere, mandare in qualche modo colpi d'artiglieria all'Ucraina, ristabilire le scorte dei paesi europei e sostenere l'industria nel creare un piano di sostenibilità per poi, diciamo, produrre ormai un livello di scorte diverso a quello che pensavamo prima, perché appunto abbiamo detto prima, solo in un anno si consumano due volte la produzione degli Stati Uniti e dell'Europa messa insieme. Qua l'Italia ha una grossa opportunità perché ha dei campioni nazionali veramente importanti e quindi sia noi come Remeta, ma tantissime industrie italiane sicuramente possono ambire a creare un centro d'eccellenza proprio su questa tematica. Secondo aspetto, la difesa aerea. Tutti abbiamo preso confidenza con la difesa aerea che è forse una delle tecnologie che maggiormente è stata sdoganata, cioè tutti abbiamo sentito leggere Patriot, SAMT, Samba, quindi queste terminologie che chiaramente prima erano molto, diciamo, tecniche. Ora qui a questo punto però la guerra in Ucraina e quindi come si posiziona l'Italia ha creato due grandi lezioni. La prima, diciamo, sapete che c'è un'iniziativa a livello europeo che si chiama la European Sky Shield Initiative, che precedentemente, diciamo, fino a dicembre prevedeva l'adesione di 15 paesi per costruire un nuovo, in qualche modo, scudo di difesa europeo. Recentemente, proprio due settimane fa, hanno aderito Finlandia e Svezia proprio nell'intenzione, in qualche modo, di aderire alle linee guida NATO, dove Francia e Italia non hanno aderito perché chiaramente Francia e Italia, avendo dentro una fortissima componente di difesa aerea, in particolare l'Italia con noi come BDA, la Francia, diciamo, con Thales, diciamo, l'Italia e Francia qui hanno la grande opportunità di reindirizzare in qualche modo la costruzione della difesa europea, chiaramente cercando di privilegiare e in qualche modo proteggere gli interessi nazionali. Seconda riflessione è sulle tecnologie dei droni. Allora, i droni, diciamo, è una tecnologia... Allora, i droni è una tecnologia che in qualche modo con l'impiego era già emerso in due occasioni precedenti. Allora, se vi ricordate, già nel 2015 con i primi conflitti in Yemen si utilizzarono dei droni. Man mano, diciamo, la tecnologia è stata in qualche modo più affinata. Si registra un grosso impiego dei droni nel Nagorno-Karabakh fra Azerbaigian e Armenia e adesso chiaramente in Ucraina si è non solo utilizzato questa tecnologia, ma si è affinata la dottrina con il quale si utilizza quella tecnologia, proprio per tornare in qualche modo a questo schema darwiniano. Allora, per tornare in qualche modo a noi, l'Europa ha delle tecnologie molto importanti per in qualche modo la detezione e l'ingaggio dei droni. L'Italia, tra l'altro, noi siamo leader della difesa aerea, diciamo, corto raggio, ha sicuramente eccellenze nazionali per la tecnologia dei droni.
Qui il tema però è diverso, perché quello che invece è rimasto fuori dalla, in qualche modo, uno schema industriale e in qualche modo anche operativo è la capacità di costruire una capacità di difesa aerea integrata che quindi tenga conto dei droni ma tenga conto anche di altre minacce in modo integrato. Questo è in qualche modo una delle ambizioni dello European Sky Shield. Non a caso quando si parla di queste diciamo, capacità si parla di layer, cioè c'è un strato di difesa a lunga distanza, media distanza e corta distanza. Questo fa sì che in qualche modo i droni devono essere inseriti in questo tipo di in qualche modo progettazione e di architettura di sicurezza. E dall'altra, diciamo, i droni hanno posto un tema che è della sostenibilità economica, diciamo, dell'utilizzo del drone stesso. Allora, se un drone costa dai 1.000 ai 15.000 euro, faccio esempi concreti di quelli che sono stati utilizzati in qualche modo nell'attuale conflitto in Ucraina, e chiaramente si utilizza per l'ingaggio un missile da 2 milioni di euro, da 1 milione di euro, è chiaro che il rapporto, diciamo, costo-efficacia è decisamente sbilanciato. Questo chiaramente, come dire, non crea un problema di dottrina, perché come dire, il drone viene ingaggiato, ma crea un problema di sostenibilità economica di quel tipo di, in qualche modo, di missione, che è un tema ovviamente molto importante, perché poi la sostenibilità economica si lega di nuovo alla capacità industriale di poter sostenere certi sforzi. L'Italia su questo tema dei droni, come dicevo prima, è decisamente, probabilmente uno dei paesi più avanzati dal punto di vista tecnologico, ha capacità, ha industrie, ha competenze, ha persone in grado di poter affrontare queste tematiche e di nuovo probabilmente questa è una delle tematiche emerse, diciamo, nel conflitto in Ucraina in cui sicuramente potremo cogliere delle opportunità. Terzo aspetto, i carri. Di nuovo anche qui penso che tutti quanti abbiamo imparato la differenza tra un Leopard 1 e un Leopard 2. Allora, la dottrina occidentale nel post seconda guerra mondiale sicuramente aveva privilegiato in qualche modo la superiorità aerea, quindi in qualche modo tutto l'Occidente ha investito tantissimo nella parte aeronautica e devo dire l'Italia probabilmente, tanto proprio in questi giorni festeggiamo il centenario, è tra le forze aeronautiche più forti al mondo. La parte terrestre in qualche modo era stata come dire, tenuta a un livello tecnologico forse più modesto come investimenti, perché chiaramente si è sempre pensato a guerre future che non prevedessero, diciamo, questo grosso e massivo uso di tecnologie terrestri. In realtà non è così. L'Italia qui però ha una straordinaria opportunità, perché come sapete l'Italia in questo momento si trova a dover lanciare il programma per la diciamo ricostruzione della flotta cingolata, che tra l'altro ha due componenti, in qualche modo una leggera che si chiama Infantry Fighting Vehicle, che è uno dei programmi che è stato messo già a budget, almeno nel DPP, e il secondo è il famoso Main Battle Tank, cioè il carro pesante, dove insomma, già dall'anno scorso l'Italia in qualche modo sta guardando con interesse all'opportunità di entrare nel famoso carro franco-tedesco e quindi eventualmente inserirsi in quello che è un contesto europeo. Allora, qui diciamo, quindi essendo l'Italia in questo momento con la necessità di dover rinnovare la flotta cingolata, con la necessità di dover in qualche modo stabilire, costruire un programma che abbia dentro una componente europea, diciamo, qui l'Italia ha quindi la grossa opportunità di costruire un qualcosa che abbia un'identità nazionale in una cornice di integrazione europea, che è un'opportunità unica, perché abbiamo un'esigenza, ci sarebbe un programma o ci sarà un programma, c'è il budget, in qualche modo quindi ci sono i due ingredienti che ci possono portare ad avere appunto un'identità nazionale in un discorso di una cornice europea, che secondo me appunto è una cosa molto importante. Tra l'altro leggo alcuni dettagli che mi hanno scritto. Allora, quindi nei prossimi anni, per dare anche qualche dettaglio, dobbiamo soddisfare il requisito operativo dell'esercito italiano volto alla sostituzione del veicolo cinguato leggero Infantry Fighting Vehicle per sostituire proprio il Dardo, è una macchina ormai progettata circa 40 anni fa, assetto che si accinge a raggiungere la fine della vita operativa con un programma di acquisizione di circa 400-600 nuovi veicoli che dovranno entrare in servizio al momento a partire dal 2026-2027.
Per tale programma il documento programmatico pluriennale della difesa prevede che la difesa italiana si doti di soluzioni che massimizzino i ritorni a livello industriale, occupazionale e in termini di know-how tecnologico nazionale, che si estrinsechi in progettualità in un contesto multinazionale basato su alleanze tra soci e realtà europee che già collaborano con le aziende italiane. Quindi di nuovo torna già nel documento programmatico questa idea di identità nazionale in una cornice europea. In aggiunta, sempre per la parte terrestre, l'Italia dovrà raccogliere la sfida del futuro main battle tank, che di nuovo, citando il documento programmatico pluriennale, indica come capacità di cui l'esercito ha necessità di dotarsi e la cui realizzazione è conseguenziale e strettamente correlata al nuovo programma per il carro leggero. Chiaramente le capacità vanno, come dire, acquisite insieme e progettate insieme. L'assetto della difesa prevede di ad oggi di acquisire circa 400 unità in sostituzione del carro Ariete. Quindi l'Italia si trova in questo momento a dover sostituire il carro Dardo e il carro Ariete, due dei mezzi che in questo momento hanno avuto un maggiore impatto nei nuovi, diciamo, nell'impostazione e architettura dei nuovi conflitti futuri. Quindi è una grande opportunità per l'Italia. Allora, in questo contesto chiaramente si inserisce anche per completare in qualche modo il quadro industriale italiano la nostra offerta fatta circa un anno fa per l'ingresso nella partecipazione di Otomelara. Come sapete, dopo l'annuncio di Leonardo di vendita dell'assetto, il gruppo ha deciso di proporsi come investitore. E quindi abbiamo offerto a maggio scorso verso Leonardo, abbiamo lanciato una proposta per l'acquisto del 49% dell'assetto di Otomelara, garantendo ovviamente quindi la sovranità e la proprietà nazionale, ma nell'intenzione appunto di creare, mi ritorno sempre alle parole di prima, un'identità nazionale in una cornice europea. Allora, mi soffermo un secondo perché ritengo che questo aspetto è molto importante. Allora, gli stabilimenti Otomelara in Italia sono assetti storici importanti, hanno un know-how probabilmente unico al mondo. È chiaro che le condizioni esogene geopolitiche appunto dei precedenti anni non hanno mai favorito grossi investimenti. Appunto, questo è il momento giusto. Siamo in un momento in cui nessuno può farcela da solo, perché gli investimenti che saranno richiesti saranno così grandi che è praticamente impossibile, produrre o sviluppare soluzioni pronte, adeguate, mature, al momento giusto con investimenti propri. Quindi la nostra idea fin dall'inizio era quella di costruire appunto questa identità nazionale però in un'architettura di cornice europea. Quindi nei prossimi mesi ci aspettiamo di continuare i lavori insieme al governo proprio per capire l'opportunità di proseguire nella costruzione di questo polo eccellenza terrestre italiano proprio per cogliere questi programmi italiani e per cogliere questi programmi europei. A questo punto con queste tre lezioni della guerra ucraina, quindi tecnologie in qualche modo di munizionamento, di difesa aerea e di carri, l'opportunità che ha l'Italia, vorrei fare alcune considerazioni proprio per arrivare dove anche questa commissione in qualche modo può creare il vero valore che poi serve alla politica industriale italiana. Allora, la difesa va vista secondo me come il mercato dell'automotive, però traslato di 15-20 anni. Se vi ricordate, 15-20 anni fa il mercato automotive ha cominciato a fare delle fusioni, ma perché? Perché nessuno da solo poteva sostenere degli investimenti per le nuove tecnologie green, per le nuove tecnologie in qualche modo ibride, perché gli aspetti ambientali, perché i costi del lavoro. Quindi nessuno poteva farcelo da solo. Se ricordate, 15 anni fa sono cominciate ovviamente quello che poi ha portato all'attuale Stellantis, la Renault con le macchine in qualche modo giapponesi, le fusioni con le case americane. La difesa in qualche modo subirà un processo analogo, tra l'altro negli ultimi due anni già avete visto delle aggregazioni nel mondo della difesa europeo, perché appunto nessuno può farcela da solo. E un'altra lezione che abbiamo visto, che in qualche modo ha fatto da catalizzatore su quelle che poi sono le politiche industriali dalla guerra ucraina, è un'evoluzione della domanda,
cioè quindi del mercato, che quindi deve corrispondere a un'evoluzione anche dell'offerta. In particolare per noi sono tre le cose che abbiamo visto nell'ultimo anno decisamente cambiare. Il primo è il delivery time. Allora, il mondo della difesa, diciamo l'industria difesa, ha sempre lavorato tra i 24-36 mesi e i 54 mesi, cioè 54 mesi era un sommergibile, 24-36 mesi era in qualche modo tutto il resto dei sistemi di armamento, che fosse difesa aerea o che fosse un aereo. Oggi si parla di delivery time a 12 mesi, cioè a fronte di un contratto bisogna consegnare quell'equipaggiamento in 12 mesi. E credo che dal punto di vista industriale questo qua è un cambio epocale, perché vuol dire avere degli stock diversi, comprare i materiali in anticipo, ma per le piccole e medie imprese italiane vuol dire anche accedere al credito, perché se uno deve consegnare prima vuol dire che deve investire prima, investire prima vuol dire probabilmente avere dei flussi di cassa diversi e quindi ridisegnare il modo in cui per esempio il sistema del credito e il sistema industriale deve lavorare insieme. Localizzazione. Allora, nelle attuali offerte, ma questo è anche frutto in qualche modo della situazione post-Covid, tutte le nuove offerte che arrivano nel mondo dell'industria della difesa a livello generale hanno dentro, per quasi tutti i paesi, un contenuto di localizzazione. Cioè la domanda che viene in questo momento posta è non solo acquisire un sistema di armamento, ma acquisirlo costruendo nel paese che lo richiede una capacità di trasferimento tecnologico e quindi localizzazione. Questo che cosa comporta? Innanzitutto un controllo della filiera totale, perché se uno deve trasferire vuol dire che deve in qualche modo avere il controllo della filiera, ma diciamo specialmente per il modello industriale di prima, in cui la filiera era globale, chiaramente pone un tema in più, come poi pone un tema su in qualche modo costruire un sistema di licenze di esportazione che chiaramente favoriscano questo livello, diciamo, di localizzazione verso una domanda appunto maggiormente complessa. Terzo, che forse è l'aspetto più in qualche modo innovativo per quello che poi era il concetto di industria della difesa, cioè quello che poi chiamano oggi il ready to use, cioè gli armamenti adesso devono essere pronti all'utilizzo e non pronti all'addestramento. E quindi traghettare la ricerca e sviluppo con una maggior sinergia con le esigenze operative attuali e future, e quindi con un modello integrato difesa e industria, è una nuova sfida. Devo dire la verità, il Ministero della Difesa e il Segretario Generale stanno facendo un grandissimo lavoro a riguardo per maggiormente integrare industria e difesa, ma sicuramente questo è un paradigma su cui oggi noi dobbiamo riflettere. Allora, in aggiunta, le industrie della difesa si trovano a affrontare altri cambi di modelli e che quindi a dover investire e quindi a richiedere una maggior sinergia con in qualche modo lo Stato e il governo. Il primo, sapete che è in in qualche modo è sempre più frequente questo discorso del cambio di paradigma della filiera tra, sapete, negli anni 90-2000 c'è stato un discorso di offshoring delle filiere, quindi tutte le industrie hanno delocalizzato in qualche modo nei paesi in cui il costo del lavoro è più basso. Fine 2000, inizi 2010 è stato un grosso processo di reshoring, adesso si parla di friendshoring, quindi produzione, acquisto di materiali e costruzione della filiera solo con i paesi in cui si condividono alcuni valori. Questo di nuovo è un grande cambiamento, perché come sapete, tra l'altro, specialmente l'industria della difesa acquista alcuni beni, si parla adesso spesso di terre rare, ma non sono solo terre rare, solo da alcuni paesi che in realtà non ricadono in questa categoria. Quindi reinvestire per trovare delle alternative di forniture che non siano solo, come si chiamano, sole source, cioè fornitori unici, ma creare delle alternative, chiaramente è un grandissimo costo industriale, perché riabilitare, ricostruire una filiera è un grandissimo investimento, però è anche una grandissima opportunità. E di nuovo questo aspetto in qualche modo è un aspetto fondamentale per quella che poi è la politica industriale che l'Italia deve in qualche modo mettere su. In aggiunta, ci sono secondo me altri due
diciamo, considerazioni specialmente per l'Italia, dove tra l'altro poi il nostro gruppo è particolarmente attivo. Allora, sapete che insomma, io dico spesso che oltre il 24 febbraio, un momento storico è stato il 27 febbraio, perché quello che poi adesso a livello globale si chiama Zeitenwende è un qualcosa che ha cambiato chiaramente la postura europea e dal punto di vista industriale pone una grossa sfida. Tra l'altro io ho tradotto il discorso che è stato fatto, lo vorrei solo leggere per chi non l'avesse colto, perché è veramente importante, e veramente è importante per l'Italia. Leggo alcuni passaggi, quindi questo è il discorso del 27 febbraio, è stato fatto da Scholz al Parlamento tedesco per annunciare l'investimento di 100 miliardi nell'acquisto di materiali d'armamento. Vorrei toccare solo alcuni punti per poi portarvi al ragionamento che stiamo portando avanti. A lui dice, insomma, salto ovviamente tutti i primi punti, per questo creeremo un fondo speciale della Bundeswehr e per il sostegno a riguardo sono molto grato al Ministro delle Finanze. Al bilancio federale per il 2022 fornirà questo fondo speciale, quindi è Scholz e si rivolge al Parlamento e alla Nazione, un importo, una tantum di 100 miliardi di euro. Useremo i fondi per investimenti e progetti di armamenti necessari. D'ora in poi investiremo ogni anno più del 2% del prodotto interno lordo nella nostra difesa. Onorevoli colleghi, mi rivolgo a tutti i gruppi parlamentari del Bundestag tedesco, facciamo in modo di includere questo budget speciale nel Grundgesetz, cioè la legge costituzionale, che tra l'altro è stato fatta a giugno, quindi adesso nella Costituzione tedesca c'è il raggiungimento del 2%. Un altro passaggio, vorrei aggiungere una cosa, non ci stiamo ponendo questo obiettivo solamente perché abbiamo promesso ai nostri amici alleati che aumenteremo la nostra spesa per la difesa fino al 2% del nostro PIL entro il 24. Lo facciamo anche per noi stessi, per la nostra sicurezza, ben consapevoli che non tutte le minacce future potranno essere fronteggiate con l'uso dello strumento militare. Ecco perché per me è così importante, ad esempio, costruire, salto dei pezzi, la prossima generazione di aerei da combattimento e carri armati insieme ai nostri partner europei. Allora, questo qua è un discorso in qualche modo, come dire, storico, magari tre pagine del discorso, storico, perché diciamo, al di là dei toni in qualche modo anche molto espliciti e molto forti, credo che in Italia, insomma, qua ci sono onorevoli colleghi con tanta esperienza del Parlamento, sarebbe difficile portare avanti un discorso con questi toni, con questo linguaggio, diciamo, nel Parlamento alla Nazione, ma mette sul tavolo 100 miliardi. Che l'industria difesa tedesca non potrà spendere, che l'industria difesa tedesca non potrà assorbire e quindi per l'Italia è una grandissima opportunità. In aggiunta sapete che la stessa Francia a giugno, a seguito iniziativa tedesca, ha stanziato 400 miliardi nei prossimi 7 anni, sempre per in qualche modo adeguare le tecnologie francesi a degli standard in qualche modo moderni e insomma, sono molte nazioni in qualche modo stanno tracciando questa direzione del 2% del PIL. Questo vuol dire che tutte le nazioni stanno mettendo dei budget non solo per in qualche modo missioni estere, ma per l'acquisto di materiali d'armamento, per l'industria della difesa, e chiaramente questo è un tema su cui l'Italia può avere un peso importante. Allora, innanzitutto diciamo di catturare questa opportunità di crescita e sviluppo. Chiaro che il nord in questo è molto avvantaggiato, perché avendo geograficamente, diciamo, quindi la vicinanza geografica rispetto a Germania, Francia e Spagna, è chiaro che lì c'è una grossa componente di piccole e medie imprese che sicuramente coglieranno questi, appunto, centinaia di miliardi che potranno essere riversati nell'industria. Chiaramente, torno al punto di prima, bisogna essere pronti per coglierli, quindi bisogna che l'Italia investa in quelle piccole e medie imprese proprio per renderle pronte e adeguate a cogliere queste, diciamo, queste opportunità. Però allo stesso tempo l'industria italiana deve essere brava a tutelare anche il sud dell'Italia, dove ci sono grandi eccellenze e ci sono delle filiere molto importanti. Ricordo che diciamo, nella teoria dei team il team va alla velocità del più lento, non del più veloce, quindi in realtà lasciare indietro in questo caso il sud, che verrebbe svantaggiato se non altro da una posizione geografica, è un grave errore in qualche modo di impostazione. Il secondo, diciamo, chiaramente l'opportunità per l'Italia è di creare un nuovo indirizzo di identità nazionale nelle tecnologie della difesa, chiaramente un discorso di integrazione europea, quello che dicevo prima. Il terzo, diciamo, fare partnership per crescere più velocemente e portare valore alle nostre aziende. Perché poi qui il tema
si dice spesso bisogna lavorare per fare squadra, esattamente l'opposto, qua bisogna fare squadra per lavorare. Quindi diciamo in questo specifico contesto, come dire, la politica industriale italiana della difesa, se fa squadra, ha la possibilità non solo di crescere attraverso i nuovi programmi italiani, non solo di affermare l'Italia verso i programmi europei, ma di catturare delle opportunità dell'Europa che prima non avremmo catturato. Quindi questo specifico tema ovviamente è importantissimo e torno in particolare su quelle tre domini, quindi munizionamento, difesa aerea, carri, l'Italia può esprimere davvero una sua leadership. Diciamo, avviandomi diciamo, alle conclusioni per poi non tediarvi con le mie considerazioni. Allora, chiaramente qui, quindi l'Italia ha una grande opportunità. Noi, cioè, come azienda, stiamo cercando di fare il massimo, abbiamo centinaia di posizioni aperte per assumere, stiamo in qualche modo crescendo, tra l'altro con una anche certa difficoltà a trovare, diciamo, profili adeguati, perché chiaramente in questo momento in realtà l'Italia esprime tanta competenza, ma allo stesso tempo la ricerca dei talenti non è diciamo dire, c'è proprio una vera lotta, anche perché, devo dire la verità, il PNRR sta iniettando soldi, le aziende stanno assumendo e quindi sui talenti c'è un certo in qualche modo conflitto, che è anche in qualche modo bello perché vuol dire che abbiamo persone importanti. Però diciamo, come dire, dal mio osservatorio, in cui io credo fortemente nella politica industriale italiana, chiaramente ci sono due scelte, però ci sono quelle facili e quelle giuste da fare a riguardo. Le prime, diciamo, quelle facili sono immediate, risolvono i problemi di oggi e non vedono le criticità di domani. Le scelte giuste richiedono dedizione, passione e diciamo in qualche modo lungimiranza, che poi tra l'altro sono proprio le caratteristiche che Max Weber identificava nel politico di professione. Quindi diciamo, sicuramente noi ci dobbiamo, per la politica industriale, impostare proprio su queste seconde, cioè fare le scelte giuste. E chiaramente in questo momento per l'Italia, come dire, la politica industriale e la difesa è la scelta giusta da fare, appunto con passione, lungimiranza e direzione. Allora io, diciamo, il messaggio quindi che voglio dare, diciamo, alla Commissione è che sicuramente il nostro gruppo è pronto a investire in Italia. L'Italia ha delle grandi opportunità. L'industria di difesa italiana in questo momento può giocarsi un ruolo decisamente superiore a quello che poteva giocarsi qualche anno fa. C'è una bellissima opportunità di crescita non solo delle grandi aziende ma delle filiere, come dicevo prima, probabilmente più avvantaggiate del nord, da proteggere più le filiere del sud. Chiaramente diciamo anche questo luogo è un luogo dove queste opportunità in qualche modo vanno affrontate e discusse e probabilmente vanno colte. Quindi io vi ringrazio per lo spazio dato e chiaramente disponibile per qualunque tipo di domanda. Ringrazio l'amministratore delegato Alessandro Ercolani e passiamo adesso alle domande dei colleghi. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pellegrini, collegato da remoto. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti e a tutte. Spero mi sentiate. Sono in treno, quindi se sentite qualche rumore di fondo è quello il motivo. Voglio fare una breve domanda, Presidente, ed è questa. Ci è stato appena detto che il consumo di munizioni durante questo primo anno di conflitto ha superato le due volte e mezzo l'intera produzione europea e statunitense. La domanda che voglio fare è questa: a invarianza di investimenti in Italia, quanto tempo metteremo a ricostituire le scorte, il nostro magazzino di munizioni? E un'altra domanda: se invece volessimo ricostituire questo magazzino in un tempo diciamo più breve di quello che ci verrà detto, quanto sarebbe l'incremento di investimento necessario a raggiungere questo obiettivo? E poi mi permetto di aggiungere una brevissima considerazione. È stato fatto riferimento a quanto si sta decidendo in Germania circa l'investimento di 100 miliardi nel settore della sicurezza e della difesa. Faccio soltanto notare una cosa che sappiamo tutti noi, ovviamente, e anche l'audito, che la capacità fiscale della Germania è molto più grande della nostra, ha un PIL che è più del doppio del nostro, non ha l'evasione fiscale che abbiamo noi, non fanno i condoni agli evasori che purtroppo ha deciso questo governo nelle ultime settimane e negli ultimi giorni, ne ha aggiunto un altro, quindi diciamo siamo ovviamente in una situazione diversa, però ho colto
come dire, il suggerimento che è venuto dall'audito, e cioè quello di utilizzare questa volontà della Germania di investire queste cifre, che sono cifre colossali, in senso positivo per la nostra, industria. Grazie, Presidente. Grazie a lei, onorevole Pellegrini. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Lo Perfido. Prego. Presidente, grazie dottore Ercolani. Sicuramente interessante anche perché per arrivare un po' preparato ho visto le interviste pre-guerra in Ucraina e post, ovviamente. E indubbiamente sono cambiati tanti, tanti aspetti, tanti fattori che hanno un po' anche costretto anche la politica a rivedere un po', se pensiamo a quanto ha dichiarato all'interno del Parlamento tedesco, il fatto di da oggi dobbiamo investire in quello che pensavamo non dovessimo più investire, fa capire quanto insomma, la politica debba vedere con attenzione un certo percorso di investimento che deve essere sicuramente connesso a quanto fattibile, concretizzabile. Da sempre gli investimenti in difesa sono coloro i quali hanno portato anche a finanziare percorsi di ricerca, di sviluppo, di formazione. In tutto questo percorso che lei ci ha illustrato, pensando anche a quello che può essere l'intenzione della politica e degli amministratori di mantenere legati al proprio territorio anche i propri ragazzi, i propri studenti, le famiglie, ci sono percorsi di collaborazione con non enti di formazione, se non proprio università, centri di ricerca, per fare in modo che possano essere creati con anticipo anche coloro i quali poi svilupperanno quanto questi investimenti necessitano. Grazie. Chiedo se altri colleghi intendano intervenire. No, allora darei la parola all'ingegnere Ercolani per la risposta. Allora, rispondo alla prima domanda dell'onorevole Pellegrini. È difficile capire i tempi e gli investimenti necessari per ricostituire le scorte nazionali. Allora, però vado a un dato. Allora, essendo l'Italia ricca di piccole e medie imprese e quindi avendo una capacità industriale spesso frazionata e frammentata, in realtà, diciamo, è abbastanza difficile fare un ragionamento di quanti sarebbero i soldi necessari per portare tutte queste realtà a livello adeguato. È anche vero che però non parliamo di investimenti colossali, parliamo di investimenti spesso di decine di milioni per costruire linee di produzione, quindi duplicare linee di produzione o aumentare la capacità di linee di produzione. Quindi parliamo sicuramente di investimenti che hanno come dire, un range di decine di milioni e per costruire un'azienda da zero che possa diciamo, produrre munizionamento, veramente i tempi sono dagli 1 ai 2 anni. Quindi diciamo, questi sono i riferimenti che uno deve avere in qualche modo a mente quando parla di quanto ci vorrebbe e quanto dovremmo investire in Italia. Se volessimo, diciamo, domani duplicare, triplicare, quadruplicare la produzione in qualche modo di munizionamento. E, rispondo invece. Sì. Allora, io no, probabilmente, però diciamo i dati, tanto io ho dato dati, diciamo, in qualche modo ufficiali. La Russia però mi sembra che abbia mantenuto un rate di, diciamo, di utilizzo dei colpi artiglieria che supera i 30.000 al giorno. Quindi in realtà stiamo parlando di qualcosa che probabilmente è 30-40 volte, quindi sì, molto alta. Allora, rispondo invece alla sua domanda. Allora, tanto commentavo prima col Presidente, diciamo, perché è stato sabato e domenica, forse ancora oggi, a Piazza del Popolo, è molto bello vedere diciamo, i mezzi dell'aeronautica in mezzo alle persone, ma non perché uno debba essere in qualche modo con un atteggiamento come dire, militare, perché è bello, perché comunque sono aspetti tecnologici. Allora, almeno io da romano, credo, insomma, a memoria, è la prima volta che vedo Piazza del Popolo in qualche modo gremita di
qualche modo sistemi di difesa. E questo vuol dire che però, essendo la prima volta, probabilmente l'Italia non è pronta ancora a creare università, percorsi dedicati in qualche modo alla difesa. Ah, ci sono, per esempio a Torino, ci sono dei corsi in qualche modo di formazione. Noi ovviamente, cioè noi, ma come tutte le università italiane e le industrie italiane collaborano con l'università, ci sono corsi ovviamente di, per esempio, teoria e tecnica radar, ma ovviamente sono sempre orientati all'aspetto più tecnologico e non in qualche modo all'aspetto operativo. Chiaro che da qui in poi probabilmente qualcosa cambierà, perché ma io veramente lo ridico sempre dal punto di vista industriale. L'innalzamento del PIL in tutti i paesi, appunto questo Zeitenwende di 100 miliardi, ovviamente la Francia, cioè vuol dire immettere centinaia di miliardi sul sistema industriale, ma questo vuol dire che anche al di là dell'opportunità di crescita, vuol dire l'opportunità di assumere. È chiaro che nel momento in cui si crea una grossa domanda, anche l'offerta dovrà adeguarsi. E quindi mi aspetto che nei prossimi 3, 5 anni, 10 anni, questa tematica diventi interessante, perché comunque dietro la difesa c'è tanta tecnologia, c'è tanta ricerca e sviluppo, c'è tanta innovazione. Sapete che insomma sui dati italiani di Confindustria tutto il settore aerospazio difesa, che oltre a contare circa 150.000 addetti, che è un numero impressionante, cioè contribuisce per quasi l'1-2% del PIL, e dal punto di vista dell'innovazione è il secondo settore che, come dire, dà maggiore iniezione verso l'innovazione. Quindi diciamo, oggi non ci sono, cioè c'è tanta collaborazione all'università, non ci sono percorsi privilegiati che in qualche modo formano delle competenze universitarie sul mondo della difesa. Sicuramente è un tema molto interessante e penso che nei prossimi anni sarà sviluppato con maggior vigore. Grazie. Chiedo se ci sono altre richieste di intervento. E allora ringrazio l'ingegnere Ercolani per questa... Prego, onorevole Bagnasco. Che deriva da una risposta, quindi per quello che non mi ero preparato. Il microfono. Quando ha chiesto quanto ci vorrà per recuperare la nostra mancanza di munizionamento, perché la situazione è quella che è. Però la risposta che mi ha dato, cioè mentre noi ci metteremo 2 anni e i russi sono preparati per farlo, e noi ma anche gli americani. Facciamo stare l'Europa perché siamo indietro in questo campo, ma gli americani non so. Ecco, mi lascia un po' perplesso il fatto che si dica che i russi sono molto più veloci e hanno molte più possibilità di recupero rispetto a quelli che sono gli americani e gli europei. Allora, diciamo, non solo la capacità di recupero dei russi. Allora, sicuramente gli americani, ma questo sta sempre sui giornali, hanno già investito tantissimo, stanno investendo nell'aumentare diciamo, le capacità produttive. Ora il piano Borrell in qualche modo già va a indirizzare questi 2 miliardi, proprio questo aspetto di rinforzare le filiere produttive. Ci vuole tempo, ci vuole un po' più di tempo. Ma questa differenza che tra gli Stati Uniti e la Russia che mi lascia perplesso, no? Sono organizzati. Sono organizzati. È così, vabbè. È un dato importante però. Non è una cosa da poco, Non è una cosa da poco, però, insomma, in prospettiva. Grazie ancora all'ingegnere Ercolani e ai suoi accompagnatori, e grazie ai colleghi intervenuti e dichiaro conclusa la...